Lorenzo D'Arviglio, l'Anteb è un insieme di cittadini, sono tante persone che si sono messe insieme per fare che cosa? Per creare questa associazione che si preoccupa di fare sostanzialmente due cose importanti. Pensate, questa associazione nasce nel 2009 in Toscana e oggi ci sono oltre 200.000 tesserati con questa associazione. Il compito, come dicevo, è quello di tutelare tutto quello che è il mondo pulito del domani. Lo facciamo in due modi: da una parte parlando con chi ci governa, con chi fa le leggi, quindi con sostanzialmente i comuni, i governi, con le province, le regioni, e dall'altra parte l'Anteb ha come compito quello di fare delle campagne di informazione per i cittadini, grandi e piccolini. E tra queste campagne c'è un progetto molto bello, che è questo che faremo oggi, che si chiama Il Sole in Classe. È un progetto formativo che è dedicato alle scuole elementari e medie di tutto il territorio italiano. E che cosa faremo in questa giornata? Andremo a vedere un po' nel dettaglio quelli che sono magari degli strumenti per produrre dell'energia pulita, parleremo di fonti rinnovabili e dei benefici che può portare a tutti quanti noi. Quindi questo evento, pensate, l'abbiamo portato in diversi posti, l'abbiamo tenuto anche al Senato della Repubblica proprio il 17 di novembre, ed è un evento che sta avendo un grande riscontro su tutto il territorio nazionale. Di che cosa